Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video della serie Viticoltura, video che segue quello della concimazione del vigneto di Moscato. Sono nel vigneto di Moscato, come potete vedere è il Moscato lungo questo. E prima di partire con questo video, vi chiedo di iscrivervi al canale e anche di condividere, se volete, questo video sui vostri social, con gli amici, con chiunque sia interessato. Siamo quasi a 1000 iscritti, e 1000 iscritti partiranno nelle dirette e io non aspetto altro che fare qualche diretta insieme a voi. E quindi su, iscrivetevi adesso e poi guardatevi il video tranquillamente. Avete fatto? Bene, possiamo incominciare con il video. Allora, oggi vi faccio vedere come semino il sovescio. Qui abbiamo fresato 25 giorni fa e adesso a filari alterni vado a seminare il sovescio. Questo per favorire, per dare spinta maggiore alle viti, perché come vedete sono piuttosto stentate. Si vede ancora bene, nonostante non ci siano più le foglie, sono stentate e bisogna dare un po' di spinta a queste viti. Quindi, oltre all'erpicatura e la concimazione con lo stallatico pellettato, come avete visto nei video precedenti, vado a fare anche a file alterne il sovescio. Lo faccio a file alterne perché sennò poi non potrei più transitare né a piedi né con i mezzi in vigna fino a maggio-giugno, quando verrà poi trinciato. E poi comunque perché è meglio farlo sempre a file alterne, in modo da lasciare sempre una parte non coltivata, ecco, inerbita, un trefile inerbito, anche per contenere, diciamo, per dare maggiore possibilità alla biodiversità di essere presente in vigna. Il sovescio che vado a seminare è questo qui, è un mix di leguminose e graminace. Vedete, ci sono dei piselli, c'è della veccia, ci sono delle graminace, e vado a seminarlo totalmente a mano, lo spargo proprio al suolo a mano. Come potete vedere, qui già l'ho fatto e potete vedere che ci sono le leguminose, che sono quei piselli color crema, e la veccia lì, quei semini neri, più le graminacee, che sono questi semini un po' più lunghi, color beige scuro. Qui sta già nascendo qualcosa, non è il sovescio, ma è l'erba naturale, le specie naturalmente presenti in vigneto. Ma dopo questo passaggio io andrò con il rastrello a fare questo lavoro. Andrò a colpire il suolo, che è molto morbido, con i denti del rastrello, per interrare i semi. Adesso non riesco a farlo bene perché sto facendo con la mano sinistra, con la mano destra mi sto riprendendo. Comunque, verranno interrati, vedete, il terreno è molto morbido, verranno interrati ad una profondità variabile, non riesco a farlo proprio preciso, ma comunque l'importante è che stiano un pochino sottoterra, e poi questi col tempo germineranno e daranno vita al sovescio vero e proprio. La dose che impiego è quasi doppia rispetto a quella indicata dalla casa madre produttrice di semi, che mi hanno indicato 90 quintali 90 kg ad ettaro di seme. Io utilizzo quasi 200, proprio perché facendolo a mano non ho la certezza che tutti i semi stiano alla profondità giusta e quindi tutti potenzialmente nascano comunque la percentuale che serve, ecco, per avere una buona copertura del suolo. Quindi aumento la dose al doppio e vado a compensare un po' questo problema. Non ho macchinari per farlo macchina, col trattore o con le seminatrici, quindi mi arrangio un po' così, tanto i filari sono solo 15 e quindi in mezza giornata faccio tutto. Dopo questo lavoro si aspetteranno solo le piogge o le nevicate, ma non dovrebbe nascere già di questa stagione, dovrebbe nascere poi direttamente questa primavera. Ho fatto due filari in cima intorno al 10 novembre, oggi è il 30, scusate, oggi è il 1 dicembre, anzi, e stanno iniziando adesso a germinare, quindi quelle lì saranno già germinate per l'arrivo del gelo e della neve, che dovrebbe essere abbastanza prossimo. Questi che faccio adesso probabilmente no, ma verranno fuori questa primavera. Vedremo poi con un altro video questa primavera come si sarà comportato questo sovescio. Bene, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visualizzazione e noi ci vediamo in un prossimo video.